una nuova puntata delle piccole news, scritte in diretta ovviamente dal vostro amico Bambe. Link in descrizione, trovate tutte le info della redazione. Vi saluto l'uomo misterioso Lady Blue e la nostra mascotte Pablo, e direi di iniziare con le piccole notizie. La prima notizia veramente importante che ha lasciato tutti di stucco: marzo 2024, Jim Ryan abbandonerà il ruolo di CEO, responsabile marketing di PlayStation. A posto suo è stato nominato Hiroki Totoki, che ovviamente prenderà il posto di Jim Ryan come responsabile settore marketing PlayStation. Ovviamente dovrà rispondere al grande direttore di Sony, che è Kenshiro Yoshida, dove praticamente dovrà comunicargli tutte le robe, insomma sarà lui capoccia, ma ovviamente il responsabile sarà comunque questo nuovo CEO chiamato Totoki. Speriamo che PlayStation prenda un po', diciamo, una giusta piega, ad esempio sui prezzi. Diciamo che Jim Ryan è stato apprezzato un po' anche alcune cose un po' discusse. Vediamo un po' come si muoverà con questo nuovo CEO PlayStation. Per quanto riguarda altre notizie, arriva una nuova notizia molto bella esplosiva su Fable. Ci vediamo tra poco, perché vi darò tutti i dettagli comunicati in questi giorni. Ecco qua la notizia. Signori, udite udite, il produttore chiamato Ryan Clark di Baldur's Gate 3 entrerà dentro nel team di sviluppo Playground Games, che sta lavorando appunto al nuovo Fable. Insomma, una notizia veramente bomba, perché è stato praticamente acquisito Clark di Baldur's Gate 3, ovvero il responsabile che ha lavorato per ben 4 anni presso Larian Studios. Finalmente è entrato a far parte del Playground Games e si metterà al lavoro su un nuovo Fable. Insomma, c'è grandi speranze per questa nuova esclusiva Xbox, che al momento purtroppo non ha ancora una data di uscita. Aspettiamo nuovi dettagli, e adesso direi da passare con la prossima piccola news. Ci vediamo tra poco. Prima di procedere con la notizia, vi consiglio di recuperare questo sparatutto veramente fighissimo, che è disponibile non solo per Xbox PC ma anche per PlayStation. Stiamo parlando di Hicked on Life, e ovviamente la sua espansione uscirà il 3 ottobre 2023, che si chiama Hicked no Knife, che continuerà praticamente col proseguimento del finale dell'avventura principale. È una figata questo sparatutto, perché ha le armi che parlano, contiene un murismo anche nero e soprattutto un'altra cosa bellissima e imbarazzante, è pieno di situazioni imbarazzanti fuori da ogni follia. Ve lo consiglio perché è veramente divertente, ci avevo fatto la recensione e ne avevo parlato anche bene. Veramente ben curato, ve lo consiglio a occhi aperti. E poi, se caso riuscite, comprate anche l'espansione, perché sicuramente contiene delle grandi figate. Insomma, questa è la fine delle piccole news. Spero che vi sia piaciuta. Anche voi nei commenti fatemi sapere un po' la vostra opinione. E noi ci vediamo con le prossime recensioni, notizie, eccetera, eccetera. Ciao a tutti dal vostro amico Bombe e da tutto il resto del team. Bye bye!